Benvenuti in questo nuovo episodio per la fotografia con lo smartphone. Vediamo come realizzare selfie, quindi autoscatti, autoritratti fatti bene. Quindi non il classico selfie con il telefono tenuto in mano a braccio, dove vediamo normalmente questa estensione che è una cosa molto poco gradevole. Qui vi spiego come utilizzare la funzione di attivazione dell'autoscatto, quindi con l'obiettivo reverse, quello che è in cui ci vediamo riflessi, e l'attivazione dello scatto con il palmo della mano. Questa è una delle funzioni che ormai si trova in quasi tutti i telefoni, praticamente in tutti i telefoni o nelle applicazioni che si utilizzano per fare fotografie, e ci permette di spostarci, quindi di avere la possibilità di non essere soltanto a mezzo metro di distanza, ma anche avere magari un mezzo busto, una figura intera e un'ambientazione che potrà permetterci di realizzare fotografie diverse dal solito, perlomeno autoscatti diversi dal solito, quasi come se fossero eseguiti da un'altra persona. Quindi, una volta aperto la nostra applicazione per fotocamera, andiamo a girare l'obiettivo, quindi utilizzare l'obiettivo reverse, ci vedremo riflessi, e nelle impostazioni, che da me si trovano in corrispondenza di questa freccettina, ma che probabile potrebbero essere in altra posizione in altri telefoni, andiamo a selezionare lo scatto con palmo. Ecco che quando attiveremo la fotocamera, quindi ritorniamo sulla visione, facciamo la nostra ripresa e iniziamo a fare il countdown con la mano, parte un timer che poi effettuerà lo scatto che ci permetterà di fare le cose che ho spiegato prima. Quindi, una volta posizionata la fotocamera su un cavallettino o su un appoggio che mi permette di orientarla nella posizione in cui voglio, imposto le impostazioni che ho detto prima, vado a posizionarmi cercando di avere l'inquadratura migliore, per avere l'inquadratura in cui io vedo una buona composizione. Poi con il palmo farò attivare il countdown per ottenere quello che è un risultato realizzato in precedenza, per ottenere al meglio, non avere complicazioni nella ripresa in diretta di questo autoscatto.